chiusura della Zanzara con una ragazza che ha 20 anni, fa l'attrice porno non so da quanto tempo, si chiama Francesca Palma ed è toscana. Toscana, Francesca, cioè, fa l'attrice porno da due anni al massimo. Aspetta, da quanti anni? Penso di sì. Le media fanno Francesca, porno. Da quanti anni, Francesca? Buonasera. Ma buonasera, buonasera a tutti. Da quanto fai il porno? Ma io ho iniziato a luglio, quindi sono 6 mesi. Ah, da 6 mesi. Hai 20 anni spaccati, 20 anni? 20 anni spaccati, il 2000. Sì, non solo i 20 anni spaccati se fa il porno. No, anche ovviamente anche altre anche cose. Anche il culo. Anche il culo, non c'è dubbio. Lo vedi, risponde bene, in maniera molto tranquilla. Bene. Guarda che non se non, guarda che ha la lingua abbastanza lunga la signora Francesca, non ti preoccupare, in tutti i sensi. Allora, cara Francesca, cosa ti ha portato a soli 20 anni con questa voce così, come dire, da piccina, a praticare il legal porno, dove fanno anche delle cose abbastanza hard, diciamo la verità, doppie anali, cosa cui ti sei sottoposta in piena libertà, mi sembra di capire, no? Sì, sì, a me mi piace questo mestiere, questo è il mio sogno, fino alle medie è stato il mio sogno. Cioè, dalle medie volevi fare l'attrice porno? Sì, esatto. Ma come mai? Cosa c'è dietro? Cioè, fondamentalmente... Sognava i cazzi, quindi, questa signorina a 13-14 anni. Non lo so, immagino di sì. Che cos'è che ti attira di questo mondo, cara Francesca? Cioè, ma mi piace... l'estremo, proprio mettermi me stessa in gioco, buttarmi lì su una scena e essere scopata da tutti i maschi. Cioè, questo è l'estremo. Dunque, hai provato in questo caso da luglio, immagino, anche la famosa doppia anale, no? Immagino. Sì, esatto. Ecco, la doppia anale, c'è una teoria che qui abbiamo discusso qui alla Zanzara a lungo, no? Cioè, si chiama Francesca Palma, 20 anni, è di un paesino della costiera, diciamo, toscana. E qui abbiamo discusso nei mesi scorsi sulla doppia anale e sull'anale normale. Cioè, la doppia anale è più dolorosa dell'anale normale? Perché qualcuno dice no, perché siccome non entrano tutti quanti insieme, entrano solamente una parte. Per esatto. Altri invece. Allora, tu di quale partito sei? Io, oddio, una bella domanda. Mi piacciono tutti e due i partiti. Cioè, dipende, dici? Dipende dalla situazione, da come è messo il pene, la grandezza. Io. Dipende dalla grandezza, naturalmente. Dipende dalla grandezza. Cioè, può fare. Comunque, la singola anale è. Diciamo che penetra tutto, quindi tu lo senti molto. Sì, e invece la doppia? La doppia anale entra solo, diciamo, la parte... Una parte. La parte iniziale del pene e adesso no. Quindi lo i due peni confliggono. Il fatto esatto, che i due peni confliggano dentro l'ampolla anale... Allargano. Senti, ma tu sei una di quelle che ti alleni per fare queste cose qua? Cioè... Io sì, mi sto allenando abbastanza. Ma come? In che modo? Questa che notizia. E come con ti alleni? Con i dildi. Ah, con i dildi. Tanto gel, li metto lì. Ma tu hai un po' un'astinenza da pisello? Cioè, se una troppo. Troppo, cioè ho tu... bisogno... Hai bisogno di cazzo, diciamo la verità. Cioè, di questo... Sì, questo è il punto fondamentale. Cioè, sei praticamente... Non dico la ninfomania che è una malattia, però siamo lì, insomma. Sei una che ha bisogno continuamente, o sbaglio? Oh, continuamente sì. Diciamo più o meno, dai. Ma senti una cosa, ma tu sei... Si può far aiutare? No, c'è un elemento incredibile che voglio adesso raccontare che forse Francesca non vuole affrontare, ma io lo faccio affrontare lo stesso, perché in alcune scene si vede la presenza della madre. Oh, della mamma. Madre, della madre. Allora, cioè, che presenza è quella della madre? Ma è stata... Cioè, come mai era sul set? E diciamo, ovviamente, premettiamo una cosa: le due persone non è che si incrociano, diciamo, non si toccano. No, madre, no, sono. Praticamente abbiamo fatto. Erano due scene diverse. Sì. Completamente io da una parte e lei da un'altra. Ecco, ma perché lei, perché lei ha voluto. Perché e non vi siete toccati, ma perché lei è una cosa abbastanza strana, caro Parenzo, no? Che una madre. No, io credo sia abominevole. Abominevole quella. Cioè, ma io credo che sia abominevole. Ma perché voleva fare delle scene, sì. Ma perché voleva partecipare anche la madre? Cioè, perché era tua madre lo schema della maniglia: prima la madre e dopo la figlia. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Ma voglio capire perché tua madre, spiegami. Volevo la sua fare la sua esperienza. Ma io lo trovo agghiacciante. Cioè, in che senso? È un po' vacca anche la madre, quindi insomma, potremmo dire senza tema di essere querelati. Lei considera sua madre un po' vacca? Oh, la proprio vacca così grezza.
Ma diciamo non che anche lei piace il pisello, come perché tua madre ti ha seguito, diciamo, ti ha seguito, cioè ti ha seguito in questa avventura, diciamo, a Praga? Perché a Praga, sì, esatto. Perché ti è venuta dietro, cioè, sul set? Spiegami. Ma c'è voglia di cazzo, c'è voglia di cazzo. Pure tua madre. Una roba incredibile. Ma quanti anni ha tua madre? Scusami. Mia madre, posso dirlo? Sì, certo. Cioè, 55. Anni? 55. Tu 20, beh, tu che? A 55, tua madre. A 55. Però lei fa parte di un'altra categoria, non segue me. Cioè, no, nel senso, ho capito, ma sempre scene porno ha girato. Ce n'è una che ho visto in cui ci sei te e lei, che non vi toccate, per carità. Esatto, non possiamo toccarci. Non possiamo fare però nulla. Te e lei girate una stessa scena. Cioè, vi guardate, tu vedi tua madre e lei vede te. Diciamo, sì, io ero imbarazzata totalmente. Io ero molto agitata, imbarazzata di tua madre. Che mi tocca fare? Che ti tocca fare? Nel senso che ti tocca sopportare, dici? Esatto, anche nel Fortnite, basta. Oh, beh, incredibile. Anche questo devo dire, Valenzo, che sconvolge anche me questa cosa qua, diciamo, la presenza di una madre sul set che fa le stesse cose. Io lo trovo incredibile, lo trovo pazzesco, figuriamoci, una roba agghiacciante, non ho parole, agghiacciante. Comunque, se mi piace così. Ma tua madre la vuole finire o vuole continuare? Ma io non lo so ancora cosa vuole fare lei, però se vuole continuare lei ha le sue categorie e io ho le mie categorie, lei ha le categorie MILF e io la categoria teenager e niente. Capito, ci sono due categorie, devi capire, Gottardo, anche esatto. Tu non lo sai, teenager è come MILF. La boss, no? Uno è un welter e l'altro è un medio massimo, quindi non si incrociano. Sì, esatto. Non sai, ma suo padre in tutto ciò. Ecco, cosa, tuo padre come l'ha presa? Mio padre, lasciamo perdere. È furibondo? Insomma, non è che stai molto contento, però. Ma è capibile, però. È capibile, credo, no? Credo sia capibile. Che persona antica quest'uomo dell'Ottocento, che non è contento. Ma vivete tutti e tre insieme a casa? Ma sarà scappato? Sì, sì, non è scappato, è lì ancora. Nonostante ciò, queste scene le ha viste o non le ha viste? Queste scene che avete girato? Poveretto, ma già c'ha un dolore pazzesco, che c'ha la moglie, la figlia. Secondo te le ha viste queste scene che avete girato o no? No, non le ha neanche viste. Ma ti credo, ma che roba è vedere le scene della figlia? Ma non è strano il padre? Scusi, signorina cara, non la voglio aggredire, ma non è strano suo padre? Siete due matte, lei e la sua simpaticissima mamma. Chiedo scusa, ma adesso non fate passare me per un bigotto. Quello normale è il padre, dici? Quello normale, unico poverino di quella famiglia è il padre. Salvate il soldato Ryan, è l'unico normale della famiglia. Vabbè, comunque uno ragazzi, si stupisce, lei era il suo sogno. Non hai mai visto il film della figlia? No, non l'ho mai visto. Perché non si tratta di un film di Stanley Kubrick o anche di un B-movie o di un ottimo film del nostro amico Ruffini, del nostro amico regista e comico Paolo Ruffini. No, non è un film di Ruffini, no, è un film dove c'è la figlia e la mamma che fanno un porno, quindi il padre è giusto, non solo giustifica, io mi sarei... Ma alla fine tua madre si è divertita o no? Ah, mia madre si è divertita, sì. Ma che bella famiglia. Anch'io. E anche tu ti sei divertita. Grazie, vi devo dire. Lui non si è divertito il padre. Avanti tutta, un abbraccio, basta essere felici. Sei felice tu, cara Francesca? Sei felice? Felicissima nel mio traguardo. Oh, benissimo. Felicissima pure tua madre. Come si chiama il nome di tua madre? Com'è il nome di tua madre? Di nome, sono cognome, il nome. Come si chiama? Ti può dire? Sì, tutto. Posso dirlo? Maggiore. Marzia, benissimo. Figlia Francesca, madre Marzia, vogliono fare il porno. E che male c'è, ragazzi? È un caso unico, bisogna vedere. Vabbè, ma siamo separate, certo, siete separate, assolutamente. Cambia tutto, allora. Certo, cambia tutto, dai. Solo qui alla Zanzara. Italiani! Italiani!